Quando si parla di notizie, di eventi, di vita, spesso a parlare più dei fatti, più delle parole, sono i silenzi. Quando si parla di cronaca, di rivolta, spesso a parlare più delle braccia alzate, delle voci, di protesta, a parlare sono le spalle che poi si piegano, sono i passi di chi torna a casa e con sé non porta più una speranza, ma mille paure. Accade ovunque, accade qui, accade in Liguria, accade all'Aquila, accade in tutto il mondo. Poi dipende, ovviamente. La notizia, più è vicina a livello di coordinate geografiche alla tua casa e al tuo cuore, più ti colpisce, più ti addolora. Le immagini del nubifragio, immaginare le piccole bimbe morire annegate, osservare il terrore negli occhi della gente che cerca di sfuggire alla furia della corrente di acqua e fango, fa male. Dovrebbe far virare quel dolore intimo e anche un po' inutile, ma possiamo sempre mandare un SMS e donare 2 euro, suggeriscono le grandi emittenti. In rabbia cieca, la lunga storia italiana che parla di condoni, di scappatoie, di mosse furbe. La furbizia, come le bugie, ce lo insegnavano da bambini, ricordate? Ha le gambe corte, paghiamo sempre in termini di vite, di storie, di progettualità. Anche all'Aquila abbiamo pianto, abbiamo sepolto le nostre vittime, abbiamo ricevuto e continuiamo a ringraziare le persone che da tutto il mondo si sono strette intorno a noi. I tanti 2 euro donati grazie alle iniziative nate subito dopo il terremoto. Ma la vita con le lacrime ha poco a che spartire, poi il fango si secca, poi le case vengono messe in sicurezza e l'assistenza del primo momento finisce e ognuno si ritrova solo, col suo dolore e con il suo carico di responsabilità, attività da rimettere in piedi, tasse sospese che poi devi pagare tutte insieme mentre stavi per rimetterti non in piedi ma almeno, dai, diciamo in ginocchio. Parole e immagini, ne stiamo ascoltando e vedendo tantissime. Conte il silenzio, è un silenzio che somiglia alle nuvole minacciose che insistono sulla Liguria, è un silenzio che racconta la tragedia umana, sociale ed economica che da quasi 3 anni affligge senza sosta la nostra città, i suoi dintorni. Consapevolezza, autocritica, perseveranza, sono solo queste le chiavi per superare la stasi, la fine di un tempo, di un luogo, di una storia.